Dopo un paio d'anni di indagini, la Guardia di Finanza ha chiuso il cerchio dell'operazione Diplomat sui diplomi facili, 80 le denunce tra dirigenti scolastici, professori, personale della scuola e non solo. È stato condannato a 14 anni di carcere Filippo Assenza, l'assassino del vigile del fuoco Giorgio Sailan. Il delitto passionale si verificò a Vittoria la sera del 24 gennaio, l'uomo fu arrestato 24 ore dopo. Chi dispone di 10 milioni di euro cash può addirittura comprarsi la prefettura di Ragusa. Il palazzo di governo è di fatto in vendita assieme ad altri 20 immobili di proprietà dell'ex provincia di Ragusa. Modica ha dato stamane l'ultimo saluto al giovane Stefano Rizza. Il modicano con la passione per le moto è rimasto vittima di un incidente autonomo domenica scorsa sulla Ragusa Palazzola Creide. Trovati con l'informazione di Canale 74. Dopo un paio d'anni di indagini, la Guardia di Finanza ha chiuso il cerchio dell'operazione Diplomat sui diplomi facili. 80 le denunce tra dirigenti scolastici, professori, personale della scuola e non solo. Si sono concluse dopo quasi 2 anni le indagini dell'operazione Diplomat, che ha permesso di smascherare un centro di istruzione privato che si sarebbe comportato come un vero e proprio diplomificio, consentendo agli studenti di conseguire facilmente il titolo di studio dietro pagamento di somme di denaro. Già nel 2015 l'operazione delle fiamme gialle aveva portato a sorvegliare i maturandi durante lo svolgimento degli esami per evitare favoritismi e utilizzo di copie già predisposte per superare la seconda prova scritta. Il centro di istruzione, finito nel mirino degli inquirenti, è gestito da due coniugi e ha sede a Ispica e Rosolini. Per le prove di maturità i candidati, circa 100 l'anno, si spostavano in istituti paritari di Licata, Canicattì e Acireale, dove grazie alla presenza di docenti compiacenti sarebbero stati più che agevolati nel superamento degli esami, sia scritti che orali, tramite la concessione, tra l'altro, dell'uso del cellulare e delle classiche cartucciere. Ogni alunno avrebbe sborsato per il trattamento di favore cifre intorno ai 3.500 euro. I due coniugi titolari del centro, entrambi dipendenti pubblici, per poter operare si sarebbero inoltre assentati ripetutamente dai rispettivi posti di lavoro grazie alla compiacenza di medici che hanno rilasciato certificazioni per patologie inesistenti. Dalle intercettazioni e dagli appostamenti dei finanzieri sarebbe risultato che gli studenti coinvolti erano solo formalmente iscritti presso gli istituti paritari, dove di fatto si sarebbero recati saltuariamente. Durante l'anno non ci sarebbe stata nessuna interrogazione orale, mentre le verifiche periodiche sarebbero state preparate a caso, copiate da fogli forniti dai docenti, con le soluzioni già indicate, stando almeno alle indagini della Finanza. Nel corso delle perquisizioni sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro i carteggi scolastici falsi e la documentazione extracontabile con gli incassi effettivamente conseguiti, oltre a somme di denaro contante e titoli di credito per 511.000 euro, ritenuti essere il provento dell'attività illecita. Dal 2007 l'istituto avrebbe conseguito, sempre secondo la Finanza, introiti illeciti pari a circa 2 milioni e 100 mila euro. Le fiamme gialle inoltre contestano violazioni in materia di imposte per oltre 2 milioni e 700 mila euro. In totale l'operazione ha portato dunque alla denuncia di 80 soggetti, di cui oltre agli organizzatori una 70 di presidi, professori e personale di segreteria operanti tra Ispica, Rosolini, Licata, Canicattì e Acireale per i reati di truffa, falso, abuso d'ufficio e rivelazione di segreti di ufficio. E il Codacons si costituirà parte offesa nell'inchiesta relativa allo scandalo dei diplomi di maturità rilasciati dietro pagamento di somme di denaro. Si tratta di una vicenda che danneggia l'intera categoria degli studenti siciliani, spiega il Codacons, e il nostro timore è che il fenomeno possa non essere così isolato. Per questo l'associazione a difesa dei consumatori chiede di estendere le indagini in tutta la regione a tutela della buona fede di studenti e insegnanti che si impegnano per affrontare gli esami nel rispetto delle leggi. Ed è stato condannato a 14 anni di carcere Filippo Assenza, l'assassino del vigile del fuoco Giorgio Sailan. Il delitto passionale si verificò a Vittoria la sera del 24 gennaio. L'uomo fu arrestato 24 ore dopo.
È stato condannato a 14 anni di carcere l'assassino reo confesso del vigile del fuoco 57enne Giorgio Sailant, verificatosi lo scorso 24 gennaio a Vittoria. Il giudice per le udienze preliminari ha condannato con il rito abbreviato il vittoriese Filippo Assenza, 56 anni. È stata esclusa la premeditazione, difatti fin da subito apparve chiaro che si trattò di un delitto passionale d'impeto dettato dalla gelosia dell'assassino per la presunta relazione extraconiugale in essere tra sua moglie e la vittima. Quelle frequenti telefonate di messaggi trovati sul telefonino della moglie, continui viaggi di quest'ultima in Sicilia da Londra, dove risiedeva con la famiglia, alcuni atteggiamenti insoliti avevano creato un mix letale nella mente di Filippo Assenza, annebbiando la sua lucidità e dando luogo ad un chiodo fisso: ammazzare il presunto amante della moglie. Lo stesso Assenza aveva contestato la volontarietà e la premeditazione, asserendo in sede di interrogatorio di aver esploso un solo colpo di fucile allo scopo di intimidire Sailant, pensando di non averlo preso. La procura aveva fin da subito ritenuto che Assenza fosse tornato a Vittoria da Londra con il preciso intento di vendicare l'onore personale, ma l'uomo aveva contestato anche la volontà omicida. Assenza aveva spiegato al sostituto procuratore di essersi recato a casa della madre per prendere il fucile da caccia ed appostarsi subito dopo sotto la casa del vigile del fuoco, che era arrivato poco dopo dal lavoro. Assenza lo affiancò in auto, sparandogli dal finestrino lato passeggero per mettergli paura, per fargli capire che doveva smetterla e lasciare in pace lui e la moglie. Poi la fuga, perché Assenza era certo di non averlo colpito. Tutto accadde in pochi secondi al quartiere Forcone, dove quei drammatici momenti furono ripresi dalle telecamere di sicurezza della zona, che consentirono a carabinieri e polizia di risalire in 24 ore a Filippo Assenza e di prelevarlo a casa della madre, recuperando anche l'arma regolarmente detenuta in quanto cacciatore, fucile che peraltro aveva sparato da poco. Assenza, dopo essersi in un primo tempo mostrato reticente, vuotò infine il sacco dinanzi al sostituto procuratore, mostrando un atteggiamento collaborativo. L'uomo fu arrestato per omicidio volontario aggravato dalla premeditazione. Questa aggravante, come accennato, non è stata contestata dal GUP nella condanna a 14 anni di carcere, che prevede anche l'interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena, nonché il pagamento di una provvisionale di 90.000 euro ed il risarcimento danni alle parti civili, ovvero i familiari di Sailant. Per Filippo Assenza, al momento detenuto in carcere, la pubblica accusa aveva chiesto la condanna a 16 anni e la contestazione della premeditazione nel delitto. Resta al momento ignoto il movente che ha indotto un piromane a dare alle fiamme a Modica Alta due auto appartenenti ad un'unica famiglia. L'incendio doloso si è registrato nella notte tra lunedì e martedì. Indagini a 360 gradi sull'incendio di matrice dolosa che ha interessato una Renault Modus e una Citroën C1 nella notte tra lunedì e martedì in via Loreto a Modica Alta. Le due vetture appartengono allo stesso nucleo familiare, che non si saprebbe spiegare il motivo del gesto intimidatorio, stando almeno a quanto riferito agli inquirenti. Sulla matrice dolosa del rogo non ci sarebbe difatti nessun dubbio, come accertato dai vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Per fortuna nessuno è rimasto ferito e le fiamme hanno distrutto solo le due auto parcheggiate nei pressi dell'abitazione del nucleo familiare proprietario. Pare che le fiamme siano state appiccate ad una macchina per poi propagarsi rapidamente anche all'altra. Gli investigatori stanno cercando di capire se qualcuno abbia assistito a qualcosa o se magari qualche telecamera di sorveglianza non abbia ripreso il piromane o i piromani all'opera. A quell'ora tarda però erano da poco passate le 3, difatti la zona era chiaramente deserta. Indagini in corso per risalire all'identità dell'ignoto rapinatore incappucciato che aveva sparato, forse inconsapevolmente, al cliente di un supermercato a Comiso durante una tentata rapina. L'uomo è stato colpito di striscio. E caccia all'uomo per individuare e fermare il malvivente che la scorsa settimana ha tentato una rapina ai danni di un supermercato, nel corso di cui un cliente di 34 anni è rimasto ferito, per fortuna in maniera non grave. L'aggressore è fuggito a piedi e poi è salito in auto, dove ad attenderlo c'era un complice che faceva da palo. La persona ferita aveva appena finito di pagare i suoi acquisti alla cassa. Il 34enne è stato raggiunto da un proiettile calibro 22, forse partito accidentalmente dall'arma del rapinatore, che
ha raggiunto di striscio l'arcata sopraccigliare. Trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Comiso, l'uomo è stato medicato, giudicato guaribile in pochi giorni e quindi dimesso. La tentata rapina è avvenuta ai danni del supermercato di via Poletti. A sparare è stato un rapinatore con il volto coperto da un cappuccio che ha fatto eruzione nel supermercato. L'uomo, poco prima di arrivare alle casse, ha estratto l'arma dalla quale è partito il colpo, forse, come accennato, in maniera accidentale. Sulle tracce del malvivente sono dunque gli investigatori. Chi dispone di 10 milioni di euro cash può addirittura comprarsi la prefettura di Ragusa. Il palazzo di governo è difatti in vendita insieme ad altri 20 immobili di proprietà dell'ex provincia di Ragusa. Per comprare il palazzo della prefettura a Ragusa bastano, si fa per dire, 10 milioni di euro. Per diventare proprietari del palazzo Floridia Modica servono invece appena 400 mila euro. Vale di più il piano terra del palazzo Pandolfi a Pozzallo, valutato 600 mila euro, sempre per chi intendesse acquistarlo. Per chi avesse pochi soldi in tasca ci sono un paio di casette cantoniere alla abbordabile cifra di 8 mila euro, magari per farci una casetta di campagna. Non è uno scherzo. La ex provincia ha difatti deciso di vendere ed i suoi funzionari hanno quindi fissato l'elenco degli immobili di proprietà dello stesso ente messi sul mercato in attesa che qualcuno manifesti il proprio interesse a comprare. Sarà poi la ex provincia, sulla base di valutazioni non solo di carattere economico, ad accettare l'offerta. L'ente ha fatto una valutazione complessiva di 15 milioni 536 mila euro per i 21 cespiti in offerta. Il valore più consistente è il palazzo della prefettura che, a conti fatti, considerate le pregevoli opere artistiche e gli affreschi di Duilio Cambellotti che ornano i salotti di rappresentanza, non è poi così elevato. Ma anche se il palazzo dovesse passare ad un nuovo proprietario, ipotesi al momento piuttosto improbabile, la prefettura non rischierebbe di sloggiare perché potrebbe essere mantenuto il contratto di locazione in essere con lo Stato. Alla luce di tutto ciò, il messaggio del commissario straordinario Dario Cartabellotti è chiaro: fare cassa per risolvere gravi problemi finanziari dell'ente, andare avanti con la programmazione di servizi essenziali a cominciare dagli interventi sui servizi sociali, le scuole e la viabilità. Cartabellotti ha cominciato già a vendere le macchine e la barca in dotazione alla ex provincia, ma ora fa veramente sul serio, passando al patrimonio immobiliare. La prima vendita peraltro è stata portata a termine perché la ex provincia ha incassato poco più di 3 milioni di euro dalla cessione dell'immobile che ospita la caserma dei carabinieri di Ragusa, offerta che è stata accettata dall'ente che si prepara a firmare il contratto di vendita a breve. Gli immobili di proprietà della ex provincia, se non passeranno ai privati, saranno acquisiti da una società incaricata dallo Stato che ha avuto specifico mandato dell'acquisto. Lo Stato infatti paga fitti esosi agli enti proprietari di secondo livello con aggravio per il bilancio. Basti solo pensare che per la prefettura il fitto pagato ammonta a 250 mila euro l'anno. Se si aggiungono inoltre manutenzioni, IMU e altre tasse locali, si tratta di un esborso notevole. Meglio vendere e fare cassa, proprio quello che succede a Ragusa, anche se è tutto da vedere quali e quanti dei 21 immobili sul mercato saranno venduti, ma l'intenzione è seria e concreta. E a Vittoria dallo scorso lunedì è partita la sosta con la posizione del disco orario per un'ora nel quadrilatero compreso tra le vie Matteotti, Roma Bixio e dei Mille, negli stalli blu e nelle vie Garibaldi e Rosario Cancellieri tratto via Como con Piazza del Popolo. Come da ordinanza sindacale la sosta sarà consentita per un'ora con l'esposizione del disco orario e permetterà un ricambio dei veicoli nel centro cittadino alla luce dell'interruzione del rapporto contrattuale con la cooperativa Aurora per presunte inadempienze. Non sono previsti pass per i residenti della zona, così come avveniva con il servizio di zona blu. In questo caso la sosta è gratuita e per i residenti vi è la possibilità di parcheggiare senza limiti di tempo nelle zone fuori dal quadrilatero. Il sindaco ha sottolineato che si tratta di una soluzione temporanea. Modica ha dato stamane l'ultimo saluto al giovane Stefano Rizza. Il modicano con la passione per le moto è rimasto vittima di un incidente autonomo domenica scorsa sulla Ragusa Palazzolo Acreide. I funerali sono stati celebrati nella chiesa del Sacro Cuore da Don Giuseppe Di Stefano.
Commozione e cordoglio hanno accompagnato l'uscita della chiesa del feretro del 33enne modicano Stefano Rizza, deceduto domenica pomeriggio in seguito ad un incidente stradale autonomo, mentre era in sella la sua motocicletta. Il violento impatto non aveva lasciato scampo al giovane, nemmeno i mezzi di soccorso intervenuti non avevano potuto che constatarne il decesso. Un'altra giovane vita modicana spezzata in modo violento, che lascia la città tutta attonita e avvolta nel dolore. In tanti questa mattina si sono stretti intorno alla famiglia del giovane durante i funerali celebrati nella chiesa del Sacro Cuore da Don Giuseppe Di Stefano, che nell'omelia ha parlato del giovane, della sua passione per la motocicletta e per la vita, rivolgendo le parole di consolazione ad una famiglia distrutta dal dolore ma forte nella fede. Il silenzio perpetuo durante la funzione è stato rotto solo dalle mani che, battendo scroscianti, hanno accompagnato l'ultimo viaggio del giovane. Il padre ha ringraziato tutti i presenti, tra cui tantissimi giovani, con il volto segnato dalle lacrime. Tra di loro anche molti amici con cui condivideva la passione della motocicletta, che è stata per lui fatale domenica mentre tornava da Palazzolo proprio in sella alla sua moto. Il giovane, per cause da accertare, avrebbe all'improvviso perso il controllo della moto, rovinando malamente al suolo. Lo schianto fatale contro il guardrail e il devastante impatto con l'asfalto è avvenuto in prossimità di una curva piuttosto insidiosa e non è escluso che il 33enne abbia perso il controllo del motociclo proprio nell'abbordarla. Neanche il casco protettivo è bastato a salvare la vita al centauro modicano. Proprio poche decine di minuti prima dell'incidente mortale aveva postato una foto del suo profilo Facebook relativa proprio alla trasferta nel Siracusano, in sella alla sua inseparabile motocicletta. Oggi per tutti è il giorno del silenzio, del dolore e delle lacrime. L'Assemblea della Regione Siciliana ha approvato l'articolo 10 del DDL avente ad oggetto l'assestamento di bilancio, che destina i fondi necessari per sostenere il costo del personale in sovrannumero in forza agli enti dissestati. Ispica rientra tra i beneficiari di questo provvedimento. Il risultato raggiunto, dichiarano dall'amministrazione ispicese, è stato il frutto di una sinergia tra il deputato regionale Nello Di Pasquale ed il sindaco Pierenzo Muraglie. L'amministrazione Muraglie avrà così le risorse finanziarie necessarie per non far gravare il costo di 38 dipendenti sulle casse comunali. E resta da sciogliere a Scicli il nodo del premio di maggioranza a seguito dell'elezione del nuovo sindaco Enzo Giannone del Consiglio Comunale. Intanto l'insediamento del neo primo cittadino è previsto in settimana. La convalida dell'elezione di Enzo Giannone a sindaco di Scicli è arrivata nella tarda serata di ieri, dopo che la commissione elettorale si è insediata nella sezione 1 per la verifica dei verbali e per analizzare le contestazioni del caso. Alla fine la commissione ha proclamato eletto ufficialmente sindaco Giannone con il 43,89% dei voti. L'insediamento ufficiale, con relativo passaggio di consegne dal presidente della triade commissariale, che per 18 mesi ha retto le sorti di Scicli, dovrebbe aversi entro la settimana. Adesso la verifica più attesa è quella relativa ai voti di lista, al termine della quale dovrà essere sciolto il nodo del premio di maggioranza, che allo stato attuale non risulta essere scattato alla coalizione di Giannone, ferma al 37,95%. Ma in questo caso si è aperto un dibattito sull'interpretazione della norma, che a quanto pare, al di là dell'assegnazione o meno del premio di maggioranza, porterà alla presentazione di ricorsi e controricorsi. Secondo alcuni esperti vicino a coalizione di Giannone, per l'attribuzione del premio di maggioranza vanno scomputati alla coalizione il numero dei voti delle liste che non hanno superato lo sbarramento del 5% e quindi sono fuori dal Consiglio Comunale. Se così fosse, considerato che due liste collegate a Rita Trovato, la principale competitor di Giannone, non hanno superato la soglia dello sbarramento, la coalizione del neo sindaco supererebbe il 40%. Secondo molti, invece, la nuova legge elettorale 17 approvata dall'ARS l'11 agosto del 2016 sarebbe molto chiara in questo senso, e l'articolo 3,2 così recita: il premio di maggioranza previsto per la lista o le liste collegate al sindaco eletto a primo turno viene attribuito solo nel caso in cui la lista e le liste abbiano conseguito almeno il 40% dei voti validi. Quindi in questo caso solo per l'assegnazione dei seggi verrebbero scomputate le liste che non hanno superato lo sbarramento, ma non per il premio di maggioranza. Se alla fine si profilasse quest'ultima ipotesi, l'assegnazione dei seggi avverrebbe con il proporzionale puro. Tutto questo significherebbe che Giannone, pur avendo ottenuto un largo consenso, potrebbe non avere la maggioranza in Consiglio Comunale, cioè il frutto di una legge elettorale frettolosa che lascia spazio a molte interpretazioni e che ha anche spiazzato gli elettori. Quello di Scicli è stato il primo test per la nuova riforma elettorale e c'è da dire che i risultati non sono stati eccezionali.
A parte il fatto che i presidenti di seggio hanno ricevuto dalla prefettura dei vademecum contenenti disposizioni sviluppate prendendo spunto dalla vecchia legge elettorale, che con gli elettori non abbiano ben compreso come si votasse, si è vinto dal fatto che alle 4 del mattino, mentre Enzo Giannone già festeggiava la vittoria, il comune di Scicli aveva divulgato i dati di soli 3 sezioni. Le operazioni di scrutinio sono andate molto a rilento, causa l'alto numero di voti disgiunti, ma anche i parecchi errori degli elettori, che hanno di conseguenza causato molte contestazioni. Un errore frequente, ad esempio, è stato quello di praticare il voto di genere, inserendo i nomi dei due consiglieri candidati in liste diverse. Secondo molti, tutti questi errori sono la conseguenza di una campagna elettorale brevissima, nella quale non c'è stata la possibilità di far assimilare bene agli elettori le novità contenute nella nuova riforma elettorale. Un nuovo servizio è stato istituito in seno all'Unione Blade dei 3 comuni montani di Giarratana, Monterosso Alme e Chiaramonte Gulfi. Si tratta dell'Ufficio Politiche Europee, il cui obiettivo è quello di seguire e cercare di cogliere in favore delle amministrazioni aderenti le opportunità date dall'utilizzo dei fondi comunitari. I fondi comunitari, sia quelli diretti, sia quelli a gestione regionale, sia quelli a gestione nazionale, rappresentano di fatti un'opportunità di sviluppo dei territori che spesso le pubbliche amministrazioni non riescono a sfruttare adeguatamente. In consiglio comunale a Modica è mancato il numero legale durante la votazione di un emendamento della maggioranza che chiedeva le dimissioni dalle commissioni di alcuni consiglieri di opposizione. Si è parlato anche della necessità di revisione del piano comunale di protezione civile. Il Consiglio Comunale di Modica ha affrontato ieri sera una lunga e articolata discussione sulla revisione del Piano Comunale di Protezione Civile, argomento portato in Consiglio su richiesta di 7 consiglieri comunali di minoranza. Una richiesta dettata da una rigida normativa regionale e dalla necessità di sicurezza a fronte anche dei recenti gravi episodi verificatisi in altre zone d'Italia. Oltre a questo, il rischio idrogeologico in territorio modicano è persistente e non va sottovalutato. L'esempio più concreto nasce proprio da un banale incidente verificatosi ieri mattina sul Ponte Guerrieri, che ha comportato la paralisi del traffico per quasi tutto il quartiere Sordi a Modica Bassa, con ripercussioni in tutta la città. Ci si chiede dunque cosa potrebbe capitare in caso di effettiva necessità di evacuazione. Di certo non si potrebbe restare bloccati nel traffico cittadino. Da qui la richiesta da parte dell'opposizione di rivedere il piano comunale di protezione civile, ormai considerato obsoleto dato che è stato varato nel 1992 e bypassato da troppi cambiamenti in città. L'amministrazione da parte sua ha puntualizzato di aver rivisto e implementato il piano frutto di un lavoro interassessoriale e che sarà poi sottoposto al vaglio delle associazioni e dei gruppi che si occupano di protezione civile in città. L'assessore all'urbanistica Giorgio Belluardo ha quindi sottolineato che il piano rivisto si pone l'obiettivo di fronteggiare le emergenze in cui la prevenzione gioca un ruolo fondamentale e già per questo scopo è stata istituita un'unità operativa nella zona artigianale. La seduta è stata anche l'occasione per fare il punto della situazione sull'appalto RSU alla ditta IGM, che si è aggiudicata l'appalto il 13 ottobre scorso. Nelle more il sindaco ha rinnovato con ordinanza l'appello alla ditta Puccia sino alla fine di novembre. L'opposizione sottolinea che i danni gravi ricadono ora sul comune. La IGM avrebbe comunicato al sindaco e rispetto alla data indicata per l'inizio dell'attività non ha a disposizione le attrezzature sufficienti come i cassonetti per dare inizio al cantiere. L'opposizione ha chiesto quindi al primo cittadino sulla base di quale norma possa accadere tutto questo e che se ne discuta nella conferenza dei capigruppo. Solo per oggi a Modica è a disposizione di tutti i cittadini un'unità mobile di controlli per la vista, un'iniziativa promossa da ANFAS e dall'Unione Ciechi per prevenire e diagnosticare problemi della vista. Solo per oggi sono state installate delle postazioni mobili per dei controlli alla vista, disposti qui proprio a Treppiedi Sud, per permettere ai cittadini dei controlli della vista gratuiti. Controlli della vista dunque solo per oggi aperti a tutti, grazie alla postazione di unità mobile oftalmica diagnostica sita in questo quartiere modicano. Un camper e personale medico messo a disposizione dalla Regione Sicilia e nello specifico dall'Assessorato alla Sanità, che grazie al patrocinio di ANFAS e dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti rendono possibili questi screening fruibili da tutti. Abbiamo sentito il presidente dell'ANFAS di Modica, Giovanni Provvidenza. In che cosa consiste questa iniziativa delle postazioni mobili di controllo?
Allora, noi da tanti anni che collaboriamo col territorio, con le varie associazioni, non solo della disabilità intellettiva e relazionale, ma anche con le altre disabilità. L'Unione Italiana Ciechi da tanti anni che collaboriamo e abbiamo avuto questa possibilità di avere il camere qua proprio vicino alla nostra sede per una visita oculistica per i nostri soci e per i nostri ragazzi e per tutto il quartiere di Treppiedi Sud, che è stato invitato a fare proprio la visita oculistica perché è importante far controllare la vista. Che è un organo molto importante per noi. Questo servizio lo fa l'Unione Italiana Ciechi, lo fa in tutta la regione, l'anno scorso l'ha fatto anche al comune di Modica, a Piazza Matteotti, e adesso invece abbiamo avuto questa opportunità di farlo proprio davanti alla nostra sede. Sono controlli specifici della vista rivolti quindi a chi? A tutti, senza distinzione, a tutte le persone che ne hanno voglia, ne hanno bisogno, e da tanto che non fanno visite e vogliono venire qua da noi, è possibile fare la visita oculistica per oggi. E queste postazioni quando sono state installate e fino a quando rimarranno? Allora, rimarrà solo per oggi, perché vengono installate o per mezza mattinata o tutta la giornata, e oggi è solo per oggi, per tutta la giornata di oggi, e poi sarà in altri comuni che organizzerà l'Unione Italiana Ciechi con i vari comuni del territorio. Sì, quali sono questi comuni? In base a cosa vengono scelte le città? Vengono scelte secondo gli assessori che ne richiedono la necessità. Ai nostri microfoni anche il dottor Riccardo Rizzo, che ci ha spiegato in cosa consistono i controlli a cui vengono sottoposti i pazienti e quali sono gli obiettivi delle diagnosi. Facciamo delle visite di screening alla popolazione. Queste visite sono fondamentali perché servono a sensibilizzare appunto la popolazione e ci permettono di individuare quei vizi di refrazione o patologie misconosciute che insomma il paziente non sa di avere. Quindi sono visite oculistiche specifiche? Sono di screening, quindi ovviamente non facciamo una visita oculistica completa dove andiamo a mettere delle gocce per dilatare la pupilla, ma insomma andiamo a valutare soprattutto i vizi di refrazione e patologie del segmento anteriore. Dove vado a individuare del sospetto di patologia o comunque un vizio di refrazione presente, invito il paziente appunto a effettuare una visita oculistica completa in modo da permettergli di risolvere il problema. Un'occasione dunque utile alla salute per vederci lungo in tempo. Numeri in aumento in maniera preoccupante per la patologia del gioco d'azzardo negli Iblei. L'allarmante dato è emerso nell'ambito di un incontro tematico dal quale è emerso che nel Ragusano l'ammontare complessivo delle giocate è di 370 milioni di euro in un anno. Numeri che balzano agli occhi sono quelli che si registrano in territorio ibleo per quel che concerne il gioco d'azzardo e le dipendenze patologiche derivanti. Nel Ragusano l'ammontare complessivo delle giocate è di 370 milioni di euro in un anno, in poche parole un milione di euro al giorno. La situazione è piuttosto allarmante se si tiene conto che la crescita è stata esponenziale, in quanto sino al 2004 in Italia si giocava per una quota di circa 18 miliardi. Di ciò ha fatto un quadro complessivo Giuseppe Mustile, responsabile del CERT, Servizio per le dipendenze di Vittoria, durante il quinto appuntamento formativo sulle dipendenze patologiche promosso dall'Ufficio Pastorale Diocesano della Salute al Centro di Spiritualità Corriesu di Ragusa. Sul territorio sono presenti ben 700 punti gioco, si gioca nei bar, nei tabacchi, nelle cartolerie, insomma ovunque. Non viene più percepito come un problema, una situazione dalla quale prendere le dovute distanze, ma ormai fa parte dei comportamenti normali. Come espresso durante questo appuntamento, una volta i giocatori erano indicati come espressione di un determinato vizio. Oggi invece si gioca impunemente. Tutti tentano per così dire la fortuna, nella speranza di vincere qualcosa, e tutto viene vissuto con grande normalità. Era un incontro a cui tenevamo parecchio, ha sottolineato l'organizzatore Don Giorgio Chipinti, perché oggi le dipendenze patologiche, soprattutto quella legata al gioco, sono sempre più presenti nella vita di tutti i giorni e le famiglie non sanno come reagire e spesso si registrano casi limite. La cosa da sottoporre all'attenzione è che il reddito consumato è quello delle persone meno abbienti. È come se venisse tolto reddito di speranza alle persone che giocano, che già versano in condizioni critiche, ha sottolineato Mustile. Dobbiamo altresì aggiungere che la pubblicità dei giochi è ingannevole, seduce chi non ha la possibilità di comprendere e di difendersi, ovvero i soggetti deboli. Nel Ragusano ci sono circa 800 giocatori patologici e 3.000 all'incirca sono quelli problematici, ma ne vengono curati dai tre certi blei solo un terzo, ovvero i patologici che perdono il controllo e che passano
passano da un'attività di gioco impulsiva a una compulsiva. Durante l'incontro sono emersi anche altri numeri, in quanto lo Stato sta cercando di provvedere ad arginare questo fenomeno, ma il gioco legale in Italia ammonta a 90 miliardi di euro. A ciò vanno aggiunti almeno 30 miliardi di giocate illegali e tutta quella parte dei giochi online che non registrati in Italia non fatturano il loco. Mediamente 1.120 euro è la somma che ciascuno gioca, a fronte di 83 centesimi che lo Stato mette a disposizione per la cura. Un gap decisamente notevole che occorre sanare. Sala aggremita, pubblico intergenerazionale di donne e di uomini, quello per la prima di Le mani dell'amore, un film di Andrea Traina prodotto sotto l'egida della CGIL di Ragusa e destinato soprattutto alle scuole. I protagonisti del corto di 18 minuti sono stati infatti alcuni studenti del liceo classico Umberto I di Ragusa. Il film affronta il delicato tema della violenza sulle donne raccontando la storia di Nadia, 16 anni, vittima della gelosia dell'ex fidanzato Angelo, che non si rassegna a perderla. Come CGIL, commenta Peppe Scifio, segretario generale di Ragusa, riteniamo necessario l'istituzione di un percorso formativo nelle scuole destinato all'educazione affettiva e sentimentale che possa contrastare quella cultura dominante del possesso e della mercificazione. Bene, questa era l'ultima notizia, il nostro telegiornale termina qui. Vi ricordo che potete continuare a seguirci sul nostro sito internet www.canale74.com. Grazie per l'attenzione e arrivederci.